Roma-Inter una volta tanto diversa. Dopo le vittorie e i gol che hanno caratterizzato i loro confronti negli ultimi 5 anni, è arrivato questo 1-1 che lascia ogni cosa inalterata. Minuto di raccoglimento per il presidente del Parma, Ceresini. Zenga tenta di deviare un'arancia lanciatagli da Rizzitelli. Serena segna un gol molto bello ma in fuorigioco di alcuni metri ed arriva a sorpresa il vantaggio dell'Inter. Triangolo Klinsmann-Serena con palla che torna al tedesco che senza pensarci scaglia un bolide da 25 metri che non dà scampo a Cervone. La Roma, che manca di 5 giocatori importanti, 2 le assenze interiste, reagisce furiosamente ed è Föller in posizione centrale a rendersi pericoloso. Ci prova poi Rizzitelli ad impegnare Zenga e al 31esimo Cucciari, al suo primo impiego dall'inizio, restituisce la palla a Föller che la calcia non forte e consente il recupero al portiere della nazionale, che si esalta poi su colpo di testa di Giannini che sfrutta un'assistenza di Di Mauro. Prima azione importante della ripresa, è il 5° minuto ed arriva il pareggio della Roma. Lo racconta il suo autore, Tempestilli. C'è stato questo calcio di punizione al limite dell'area, Berto l'ha calciato molto bene, un tiro molto forte dove Zenga purtroppo così la palla è schizzata, non poteva fare altrimenti e gli è rimasta lì, io sono andato incontro al pallone, me la sono trovata lì, ho fatto gol, sono stato fortunato. La Roma insiste con Föller, ma Rizzitelli non arriva alla deviazione. Breme allenta la pressione giallorossa con una lunga discesa e tiro forte conclusivo deviato da Cervone e alla mezz'ora si infortuna Mateus. Inter in 10 per aver già effettuato le 2 sostituzioni nella fase conclusiva della partita, ma non cambia più nulla. L'ultima battuta è del vicepresidente dell'Inter, avvocato Prisco. Domani al Palazzo di Giustizia ci saranno i milanisti che gireranno tutti a petto gonfiato e al loro posto farei lo stesso anch'io, ecco.